notte scorsa la Sicilia è stata colpita da un grave terremoto. Il bilancio è per ora di 200 morti e un centinaio di feriti. I morti sono quasi tutti nel paese di Montevago, che è completamente distrutto. Un grave lutto si è quindi abbattuto sulla Sicilia e su tutti noi. Qualcuno? C'è qualcuno? C'è nessuno? 68, vero? Sulla carta geografica non c'era. Adesso non c'è neppure su quel grigio giallo d'estate, bruno, d'inverno, che radurava intorno a tre chiese, tre piazze, mille case, mille porte. Cercarla sulla carta geografica, adesso che non si riconoscono nemmeno gli usci di casa, ha meno senso ancora. Eppure questo è stato un paese con la sua gente, con le sue storie. I terremoti coprono tante cose e ne scoprono tante altre. Mettono a nudo un'infinità di abitudini, di affetti, appartenuti gelosamente. Svelano o lasciano trasparire ciò che era un uomo da vivo e nascondono i morti nel fondo delle macerie, come se questa miseria contadina, bracciantile, operaia, questa secolare povertà quotidiana, custodita nelle case di tufo, non fosse anch'essa da seppellire insieme con le sue vittime. Su questa tragedia vasta e misteriosa, silenziosa e urlante, che oggi ha radici nel fondo della terra, possiamo misurare tutti i sentimenti, dalla pietà al rimorso. È la gente del nostro paese che non abbiamo abbastanza conosciuta. In un altro angolo del paese stanno cercando qualcosa. È una sequenza di pochi metri, ma c'è dentro una vita intera. È la storia di un prodigio che stringe e riallarga il cuore.